Amici di Barbecue Mania, bentornati. Oggi andiamo a scoprire quello che io definisco il re dei barbecue a gas della linea Weber. Parliamo del top di gamma Weber, il modello è il Summit S670 GBS. La sigla stessa ci indica che è un barbecue a gas con 6 bruciatori. 6 bruciatori che vanno a scaldare un'area di cottura di 79 cm per 49, 79 di larghezza, 49 di profondità. Il barbecue, come vedete, è realizzato interamente in acciaio inox, come in acciaio inox sono realizzate le griglie e i bruciatori e le barre Flavorizer. Barre Flavorizer che sono quelle barre che vanno a vaporizzare i nostri sughi di cottura che cadono sopra queste barre incandescenti e vengono vaporizzati in modo tale che non abbiamo quel fumo intriso di grasso che può creare fastidio sia ai vicinati che a noi stessi. Il barbecue, oltre ai suoi 6 bruciatori, si compone anche di un bruciatore aggiuntivo per il girarrosto di serie, girarrosto che poi andiamo a vedere un attimino come è fatto e come funziona. Abbiamo sul piano di destra, vista frontale destra, abbiamo il nostro fornello che ha il suo coperchio, che se lo utilizziamo apriamo il coperchio e sotto troviamo il nostro fornello, se non lo utilizziamo recuperiamo un piano di appoggio. Inoltre, tra i 6 bruciatori, tra i 2 bruciatori centrali di questi 6, abbiamo la Sear Station. Sear Station, che come abbiamo visto in altri video su altri modelli, è un bruciatore aggiuntivo che ci aiuta ad andare a cucinare quelle pezzature di carne grandi, tipo tagliata o tipo fiorentina, dove abbiamo bisogno di una botta di calore violenta per poter cauterizzare immediatamente la nostra carne. Per cui, come altri modelli della linea Weber, anche a maggior ragione il Summit S670 si compone e si fregia di questa Sear Station, cioè di questo bruciatore aggiuntivo. Tra gli altri accessori in dotazione con il barbecue abbiamo anche le due maniglie sul nostro le due lampade sulla nostra maniglia del coperchio. A cosa servono queste due lampade? Beh, se ci troviamo a dover grigliare all'imbrunire o di notte abbiamo una scarsa luminosità, le due lampade ci aiutano a illuminare meglio la nostra area di cottura in modo tale che possiamo tenere d'occhio le nostre pietanze in maniera molto più semplice. I due piani, oltre ai due comodi maniglioni porta canovaccio o semplici due maniglie per poterlo spostare, si fregiano di 3 ganci ciascuno porto tensili. Questi 3 ganci ci permettono di avere tutto quello di cui necessitiamo per la nostra grigliata sempre a portata di mano. Abbiamo il portabombola esterno, per cui bombole fino a 10 kg che vanno ancorate direttamente sul mobiletto del nostro barbecue e rimane all'esterno. Tubo e regolatore del gas inclusi nel prezzo, come su tutti i barbecue a gas della Weber, a dire il vero. Termometro sul coperchio coibentato perché questo ci permette di poter consumare meno gas, aumentare la temperatura nella nostra area di cottura e ci facilita di molto quelle che sono le cotture indirette, abbassando appunto i consumi del gas. Andremo a vedere poi nel mobiletto cosa troviamo, perché troviamo la classica leccarda raccogli grasso, anch'essa in acciaio inox, con la nostra vaschettina. Però il supporto che tiene la vaschettina nel Summit è dotato anche di ulteriori ganci porta utensili. Piccola chicca che spero di riuscire a farvi vedere: il Summit S670 ha le maniglie retro illuminate. Premendo questo pulsante vediamo, cerco di farvelo vedere bene, le nostre manopole di comando dei bruciatori vengono illuminate in modo tale che possiamo di notte avere sempre la situazione sotto controllo. Andiamo ad aprire il nostro barbecue per vedere cosa troviamo all'interno. Aprendo il coperchio notiamo già una piccola differenza rispetto agli altri barbecue a gas della Weber. La differenza è che in questo caso nei Summit il coperchio ruota sull'asse centrale, per cui lo spazio che vado a occupare in profondità si riduce di molto rispetto ai modelli Genesis e Spirit. Questa è l'asta del nostro girarrosto con il nostro bruciatore dedicato appunto per il girarrosto, bruciatore che possiamo comandare attraverso l'apposita manopola.
Questo ci facilita l'utilizzo del girasole stesso, perché? Perché avendo un bruciatore posteriore e potendo anche usare i bruciatori inferiori, andiamo a aumentare la velocità di cottura di tutto quello che andremo a mettere sul nostro, appunto, sul nostro girarrosto. Girarrosto, che ci tengo a precisare, ha un motorino non a batterie ma elettrico. Questo gli permette di avere innanzitutto un'autonomia illimitata, ma seconda cosa ha molta più potenza rispetto a quei girarrosti con batteria, per cui possiamo girare pezzature di carne fino almeno tranquillamente a 12 kg. Togliendo l'asta del nostro girarrosto, qualora abbiamo finito, non dobbiamo più cucinare col girarrosto, possiamo togliere l'asta, togliamo il motorino, il supportino che tiene il motorino rientra nella struttura del piano e vedete che andando a scomparsa andiamo a guadagnare un ulteriore piano di appoggio. La griglia di cottura dei barbecue, del barbecue S670 è una griglia GBS. GBS perché? La sigla GBS vuol dire Gourmet Barbecue System. Questo ci permette di andare ad integrare, togliendo questo anello centrale, di andare ad integrare tutti quelli che sono gli accessori gourmet della Weber, per cui pietra pizza, cocotte, Korean Gourmet, wok, griglia rosolatura, piastra in ghisa, Eberskiver, supporto pollo. Questi sono gli accessori gourmet della Weber. Scusate. Inoltre, il nostro Summit S670 ha, come anche il Summit 4 e 20, scusate, 4 e 70, ha l'affumicatoio di serie, affumicatoio che ci permette di andare a fare cotture affumicate con il suo bruciatore dedicato e la sua manopola che ci permette di regolare appunto la potenza del bruciatore sotto all'affumicatoio stesso. La macchina torna a ripetere, io la definisco il re dei barbecue. Abbiamo tutto quello di cui necessitiamo per poter fare qualsiasi tipo di cottura, in diretta, diretta, affumicata, con girarrosto o non. Possiamo andare ad utilizzare gli accessori gourmet. Abbiamo tutto su questa macchina qui. Andiamo a vedere sotto al mobiletto cosa troviamo. Vediamo se riesco. Aprendo i due sportelli, troviamo il supporto per la vaschetta raccoglie grasso, che cerco di farvi vedere bene, eccola qui, e su questo supporto abbiamo ulteriori 4 ganci porta utensili. Non ho altre parole da spendere su questo barbecue perché penso che parli da solo, se non quello di dire che per chi sta cercando un qualcosa di diverso rispetto a quello che offre il mercato, il 670 come il 470 rappresentano appunto quello che state cercando, una macchina completa dove non dovete più aggiungere nulla se non la copertura e un'eventuale piastra in ghisa se ritenete che possa esservi utile, e siete pronti per cimentarvi in innumerevoli cotture di qualsiasi tipo. Il 670 esiste nella versione inox e nella versione nera porcellanata. La versione nera porcellanata, la sigla è E670, per cui Summit E670 porcellanato, Summit S670 Inox. Questo barbecue, come tutti gli altri barbecue della gamma Weber, li trovate all'interno del nostro sito internet barbecumania.it. Vi invito ad iscrivervi alla nostra pagina Facebook Barbecumania e vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale YouTube barbecumania.it, dove periodicamente cerchiamo di tenervi aggiornati su quelle che sono le novità del settore, su quelle che sono le tecniche di cottura, cerchiamo di farvi vedere come utilizzare al meglio il vostro barbecue e cerchiamo di tenervi anche informati su tutti quelli che sono gli accessori con cui potete andare a sfruttare ancora meglio e appieno il barbecue stesso. Non mi resta che augurare a tutti voi una felice grigliata, salutarvi, arrivederci al prossimo video.